Finalmente è arrivato il giorno tanto atteso, quello del Brawl Talk. C'era una volta in un regno molto lontano una... Ma come una principessa di nome Dani? Cioè, ma stiamo scherzando? Ma cos'è? Perché Dani è la principessa? E quindi tecnicamente Paola è il cavaliere. Ma dovrebbe essere tutto il contrario. Ah, e ovviamente Ryan sempre presente, perché lui è il narratore. E adesso andiamo a sentire la sua frase magica. Yeah, let's go! Benvenuti nel Brawl Talk. Che cavolo è questo? Un cestino? E un cavaliere un cavaliere che fa le pulizie. Questo qui dovrebbe essere il nuovo bro. Oh, attenzione, c'è un pezzo di carta. Ok, lo raccoglie. Bella questa animazione, mi piace. No, raccogli. C'era anche la bottiglia di bombardino. Quindi è un cavaliere che raccoglie tutta l'immondizia. Abbastanza complicato. Vabbè, analizziamo. Quindi vivremo una favola nell'ottava stagione del Brawl Pass, che si chiama C'era una Brolta. Bene, nome abbastanza complicato. Che cavolo? Ah, Brolta, perché si basa su C'era una volta. Quindi abbiamo il brawler cromatico Ash, che come abbiamo visto è un cavaliere spazzino e pulisce tutto il cortile del castello. È un bel caratteraccio. Andiamo ad analizzare. Allora, vediamo l'attacco di base. Tra l'altro, subito noto che sotto le tre barre dell'attacco ci sono ulteriori tre barre. A cosa servono? Va bene, quindi si arrabbia perché gli tirano la spazzatura addosso e si protegge con questa armatura che è stata ricavata da un bidone. Ma come gli vengono in mente queste cose? Intanto, se non l'avete ancora fatto, inserite il codice Kazu nel negozio di Brawl Stars e andiamo a vedere cosa fa. Con l'attacco principale crea un'onda d'urto. Ok, quindi praticamente usa la sua scopa, crea quest'onda d'urto e il suo attacco sembra molto simile a quello di Nita. Però io vorrei capire sta barra sotto che cavolo fa. Allora, l'onda ferisce i nemici nella traiettoria e va a ricaricare quest'altro indicatore. Quindi quando viene colpito e quando attacca si infuria sempre di più. E una volta infuriato cosa succede? Ok? Quando l'indicatore della rabbia è al 100% diventa più forte e veloce per un breve periodo. Infatti adesso ha aumentato la sua velocità. Ora la barra è scarica, infatti va molto più lento, mentre con la super sbucano dei topi robotici. Ok, sembrano molto gli assistenti di Mr. P. Vediamo cos'altro c'è. Ah, ok, si parte con le skin. Primissima skin, Principessa Shelly. Chissà quanto costeranno queste skin, scrivetelo voi qui sotto nei commenti. Proviamo a fare qualche predict. Ok, Ninja Ash, che ovviamente si sblocca l'ultima soglia del Brawl Pass. Le altre skin da favola. Oh, vabbè, no, vabbè, questa qui è bellissima. Riusciamo a vederlo anche un pochettino in azione di qua nel gameplay. Poi abbiamo Pam Regina Cattiva. Ma che cos'è questa skin? Potrebbe diventare seriamente la mia skin preferita. Questa qui sicuramente costerà 150 gemme. Poi abbiamo Semino Principe e il Dragon. Mentre... ah, ok, ci sono due varianti, quindi due colorazioni diverse. Allora, andiamo a vedere. Abbiamo Semino Principe di Smeraldo e Semino Principe di Rubino. Cambia poco, solamente il colore del vestito. Praticamente a uno è verde e all'altro è rosso. E stesso vale per il primo. Abbiamo il primo, il Dragon Verdoso e il Dragon Rosato. Ma quanti nomi dobbiamo imparare qui? Voi quale preferite, quella verde o quella rosa? Quella rosa ha il suo fascino, devo essere sincero. Bella, finalmente il carissimo Byron ha una skin. Questa qui però si acquista con 25.000 punti stellari, dopo che è stata sbloccata sicuramente in Lega delle Stelle, ne sono abbastanza sicuro. Ok, finalmente lo sblocco sarà un pochettino più semplice, quindi richiede solamente 30... Basta con queste skin però, ma quante skin state cacciando? Abbiamo Piper Lunare, poi abbiamo... che cavolo è sta skin? Colt, ma come ti sei ridotto, amico? Come ti sei... l'hanno fatto diventare pelato e colta sopra una maschera di Colt? Perché? Spiegatemi il motivo. Allora, non ci sarà un nuovo evento, ma qualcosa... oh,
Forse abbiamo una nuova modalità, andiamo a vedere. Una nuova variante di sopravvivenza in singolo. Che cavolo è sta cosa? Showdown Plus, sopravvivenza più. Andiamo a vedere. Ok, quindi lo stile di gioco sarà più aggressivo. Figa questa cosa. Praticamente più brawler kill, quindi più kill fai e più trofei guadagni. Come potete vedere qui in alto a destra, ad esempio, adesso c'è un bel più 2 perché Piper ha killato un brawler. Quindi adesso la gente non potrà più camperare all'interno di questa modalità. Sarà disponibile per tutta la stagione con il suo set dedicato. Adesso andiamo a vedere, ha fatto secondo posto, più 8 trofei. Però visto che ha fatto una kill, ha guadagnato due trofei in più, e visto che è stata sconfitta, cioè non ha fatto primo posto, un trofeo in meno. Ok, poi andremo ad analizzare più nello specifico. Mi raccomando, iscrivetevi al canale cliccando la campanellina perché io vi aggiorno su tutto. Allora, prestiamo attenzione a quanto vi diremo. Ok, va bene, stiamo zitti, Danny, va bene, stiamo zitti, ascoltiamo. Ok, quindi ci sarà un aggiornamento al sistema dei club. Magari metteranno qualche guerra tra club, qualcosa del genere. Sbizzarritevi qui sotto nei commenti. Vediamo secondo voi cosa cacceranno fuori. Ok, quindi cosa succederà? Oh, attenzione, i club passeranno da 100 membri, quelli lì che abbiamo attualmente, a 30 membri. Cavolo, e che cavolo devono fare questi qui? Chissà cosa hanno in mente, magari qualche guerra tra club particolare. Ok, quindi conviene risistemare i club in base a questo nuovo limite. Quindi se voi siete capi del club, presidenti, vicepresidenti, dovreste iniziare ad eliminare qualcuno per scendere a 30 membri. Altrimenti lo faranno loro in automatico e qui non conviene. Cioè è meglio far rimanere persone affidabili, persone che hanno più trofei, eccetera. Comunque ci daranno maggiori informazioni. Ma non c'è ancora una data, ok? Vabbè dai, abbiamo un mese di tempo. Un mese di tempo per eliminare 70 persone dal club ci può stare. Poi abbiamo le reazioni animate. Di qua vediamo il carissimo Squeak. Guardate quanto sono belle. Oh 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 oh, fermi tutti, fermi tutti. Abbiamo il signor Francuccio all'interno del Brawl Talk. Frank, DJ Frank e Piper Calavera avranno nuovi effetti visivi. Bellissimo. Cioè guardate il nuovo attacco di Frank, è bellissimo. Ed è ancora di più il mio brawler preferito. E abbiamo anche una bella mega cassa gratis per tutti quanti. Quindi mi raccomando, accedete al gioco. Intanto ci ringraziano per tutte le iscrizioni effettuate. Vi ringrazio anche io che abbiamo superato i 900.000 iscritti. Controlla di essere iscritto al canale e clicca il tasto rosso che dobbiamo arrivare a 1 milione di iscritti. Tra l'altro no, basta Ryan, però basta Ryan, ti prego, basta. Vediamo che dice. In a galaxy far, far away. Let it go. Ma perché? Perché devono fare queste cose? Ma voglio partecipare anche io al Brawl Talk. Facciamo una petizione. Kalosan deve partecipare al Brawl Talk. Il malvagio re Frank era sempre geloso dell'affascinante Ryan. Oh cavolo. That's right. No, devi essere più convinta, Paola. E tu, se non l'hai ancora fatto, inserisci il codice caso nel negozio di Brawl Stars KAZU, oppure più semplicemente clicca il logo di Brawl Stars qui sotto. Ciao!